primo aprile. Ebbene sì ragazzi, il primo aprile è giornata del pesce d'aprile. Wow wow wow. Oh, non vedo l'ora di fare i miei scherzi malefici. Oggi mi divertirò un sacco. Oggi farò un super scherzo al mio amico. Sono stato super malefica. Ebbene ragazzi, e che gli scherzi abbiano inizio. Oh no, adesso devo stare molto attento, perché qualsiasi persona mi sta facendo uno scherzo. Oh, qualcuno mi ha mandato un messaggio. Oh, fratello, cosa c'è Franklin, cosa c'è? Bene, adesso il mio amico è vicino. Sì, il mio amico è Shaggy ed è molto fifone. E gli dirò che lì vicino c'è stato un super serial killer. Poi dopo una mezz'oretta mi metterò un costume da serial killer, anche se carnevale è passato e non sto mettendo. Shaggy però non mi deve sentire, è vicino. Un mio amico e compagno del PSG, Frank Clagden, è andato a Leverkusen. Oh no, io lo conoscevo Frank, era simpaticissimo, e ora è a Leverkusen. No, oh no, questo non ci voleva. Mannaggia. Ehi, ma mi hai attaccato qualcosa? Fammi. È un pesce d'aprile? Sì, è un pesce d'aprile. Frank è rimasto ancora al PSG. Oh, non mi devo fidare di nessuno. Pure mio fratello ci si mette. Ma guarda un po'. Bene, è arrivato il momento di fare lo scherzo. Secondo me Shaggy si... se la farà addosso. Ehi, Shaggy. Ehi, amico mio, come stai? Sto bene, sto bene. Ma c'è una notizia sconcertante. Oh, quale notizia? Quale notizia? Oh, oh, pure Scooby-Doo ha paura. C'è un serial killer che sta girando per tutta Allison Street e ha appena scassinato lo Starbucks, dicono. Oh no, ho paura. Voglio i miei amici. Però ne dobbiamo parlare dopo, perché devo andare un attimo da un mio amico. Ci vediamo dopo, ciao. Oh no, paura. Chagall, ma dov'è il vestito da assassino? È nella tua, è nel tuo armadio. Entra. Ok. Oh, eccolo, l'ho subito trovato. Mamma, quanto è bello. Oh, oh wow, capita proprio a pennello. Bellissimo, però ora devo lasciare la mia tazza preferita e vado da Shaggy. Shaggy. Oh, devo scassinare qualche altro negozio. Devo uccidere qualche altra persona. Oh no, c'è un assassino. Fifone, vieni qui. Ti vengo a cercare! Ah! Ora sono morta! Vieni qua, piccolino! Non ho fatto nulla di male! No, non farmi nulla di male! Nulla! Ora mi tolgo il casco! Te la sei fatta addosso! Oh, aiuto, ci ho preso paura. Ma non prenderci gusto a fare questi scherzi del genere, che mi fai prendere veramente paura. Oh, e comunque ti ho fatto un bel pesce d'aprile. Quanto odio i pesci d'aprile. Nel deposito di zio Paperone. Ok, modulo compilato. Ora posso andare a divertirmi un po'. Un po' di svago per me. Vado a guardarmi un po' di TV. Bene, Paperone si spaventerà assai. Ho preso un pupazzo finto della banda Bassotti e lo metterò qui vicino. Anzi no, lo metterò nelle montagne di denaro. Così si spaventerà, così imparerà. Io devo essere il suo schiavo, il suo maggiordomo. Non mi piace più. È una dolce vendetta. È un dolce pesce d'aprile. Vediamo un po' dove lo posso lasciare. Oh, pesa tanto. Qua lo posso mettere, perché lui tra poco dovrà andare a fare un bagno nel denaro. Così per
giurerà a non farmi il bagno nel denaro. Voglio continuare a vedere la mia serie preferita. Molto avvincente. Oh no, il mio denaro è scomparso! Mi ha rubato il denaro. Ora non lo troverò più! Devo un po' investigare dove si sarà cacciato quel furfantone. Molto avvincente come puntata. Peccato che è finito il secondo episodio. Adesso vado a farmi un bel bagnetto nel denaro, che non fa mai male. Ok, sono pronto per farmi il bagno. Un membro della banda Vassati! La prendo! Preso la mia riscapo! Ma non soffre nulla! Sempre immobile! E fa uno spazio nelle cose del... Come va? La punto! Chiamo la polizia! Polizia! Pronto, polizia! Viva! Cosa sarà successo? Cos'è successo, Paperone? Un membro della banda Bassotti è scappato! E ha cercato di fare il bagno nella mia vasca di soldi! Secondo me li stava per rubare! Ma quando l'ho preso a bastonate, lui era immobile! Non poteva avere fatto! Brastraro! Polizia! Polizia! Ok! Si calmi! Andiamo fuori! Paperone! Guarda che è un pupazzo di gomma! Cosa? Un pupazzo di gomma? No, ma non può essere! Va bene, scendo! Tocchiamolo! Ma è di gomma! Chi mi ha fatto questo scherzo? Chi me l'ha fatto? Ha pure chiamato la polizia! Battista! Ora te lo faccio io il pesce d'aprile! No, non prendi mai bastone del... Ma cosa sta succedendo? Troppa collera, troppa! Aiuto, devo scappare! Alcune volte zio Paperone si incavola troppo, però mi fa troppo ridere. Oh, questo scherzo mi piacerà troppo. Pure Michael Cordy inizia a fare. Lo farò a Super Capivara. Super Capivara è ghiotto di bambù. Lo porterò al Pizza Hut, dicendogli che anche lì fanno il bambù. Quindi ordinerà sicuramente una pizza col bambù. Poi andrà sicuramente in bagno, perché prima di mangiare beve. E io nell'acqua gli metterò il lassativo. Quando arriverà la pizza, cambierò il bambù con dei rami d'albero, con del colorante alimentare verde. Un super pesce d'aprile! Non voglio far arrabbiare tanto Super Capibara, ma oggi forse un'eccezione possiamo farla. Andiamo. Ciao Super Capibara! Oh, ciao! Ciao Cordy, come stai? Sto bene! Ho scoperto che al Pizza Hut fanno le pizze col bambù! Le pizze col bambù! Le pizze col bambù! Ne sono ghiotto delle pizze col bambù! E quanto costano? Ah, costano poco! $3 sicuro! $3, sì! Sì, allora entriamo, va bene? Sì, entriamo! Oh, tra poco passo il cameriere, voglio quella buonissima, squisitissima pizza col bambù! Ah, sì! Salve ragazzi, io sono Topolino! Cosa volete? Io vorrei la pizza con bambù! Acqua, dalla subito, perché sono molto assetato, ho percorso 13 chilometri. Ok, tu invece? Ma io non desidero nulla, è lui che è affamato. Ok, il conto, va bene? Sono di $4, va bene, lo facciamo dopo. Non ho ordinato manco il dolce, tanto per me ne sono insalato. Ecco il suo digestivo. Ok. Super Capivara dopo circa 20 minuti. Mamma mia, la pizza è già arrivata con un buon bambù. Almeno la pizza col bambù. Ma stanno di ramo d'albero.
Infatti ci ho messo il ramo d'albero con un po' di colorante alimentare che non fa mai male. Ah, ti odio, Michael Corby! Che schifo! Bene ragazzi, questo video termina qua. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E stasera si mangia un bel pesce d'aprile! Grigliato, spero!